Piazza Santissima Annunziata, una piazza bellissima e poco frequentata normalmente. Ok, qui troviamo come seconda tappa e ultima per oggi la seconda statua equestre del Gian Bologna. Vi ricordate quella di Cosimo I in Piazza della Signoria? Beh, questa viene realizzata circa una decina d'anni dopo. Viene posata nel 1608 e si dice che è stata forgiata dal bronzo prelevato e rubato dai cannoni dei pirati. Tant'è vero che se si vede bene sotto il sottopancia c'è una scritta dove dice dai dinari rubati in guerra e in pace. Ora in questo caso a noi ci interessano i cavalli. Anche questo che cos'è? È un cavallo intero, ferrato, speroni a rotella, e qui c'è Ferdinando I che guarda verso destra, il cavallo che al galoppo sta per posare l'anteriore sinistro prima di rilevare il posteriore destro, il cavallo concentrato e le orecchie dritte, morso importante. Oddio, per dire la verità, Ferdinando I, che ora c'ha un piccione che c'ha sulla testa, sta un pochino a far filo, perché guarda a destra e il cavallo guarda a sinistra, e mi sa che forse la strada verso Santa Maria del Fiore e non la azzecca tanto bene. Comunque, la cosa meravigliosa è che due cavalli simili, questo un pochino più tranquillo, vengono fatti dal Gian Bologna intorno all'inizio del 1600. Ultima curiosità, vieni, ti faccio vedere una cosa. C'è un aneddoto, una leggenda fiorentina legata a questa statua. Tutto lì, sul basamento, ci è rappresentato un cerchio formato da api. Ora, l'ape al centro, l'ape regina, rappresenta il potere, la maestà della famiglia e di Ferdinando I, e tutte le api intorno rappresentano il potere dei Fiorentini Uniti. Ora, la leggenda che dice è che se te indovini il numero delle api senza indicarle col dito e senza contarle, ti porta fortuna. Boh, dice che sono 91, 97, 95. Noi la fortuna ce l'abbiamo anche soltanto per essere arrivati qui a Firenze con questa bellissima giornata a fine ottobre. Ciao ragazzi, prossima statua è questa.